tanti colleghi, anche amici, e sono contento delle persone anche collegate dall'altra parte del mondo per scoprire un po' tutti insieme questi LAT. Io non so se i presenti adesso abbiano già seguito la prima ora. Nella prima ora ho delineato essenzialmente i possibili usi in termini di valutazione delle competenze etiche e linguistiche che l'ASLIAM ammette più che prevede. Sono usi dettagliati nel sesto capitolo di l'ASLIAM, dedicato veramente alla valutazione. E sono usi che afferiscono, poggiano meglio, su tre approcci, principi di base, quindi principio legato a una valutazione fortemente orientata sul discente, sull'apprendente, il principio di una valutazione formativa, continua, a volte puntuale, riprendendo un po' possibili valutazioni previste dal quadro nel capitolo. Ma una valutazione essenzialmente positiva, una valutazione che non ammette quello che in letteratura di settore si chiama punto di taglio, cioè soglia promosso bocciato. E poi il terzo approccio, cui teniamo moltissimo, che è l'approccio del profilo linguistico disomogeneo, e si lega strettamente al precedente, perché faccio l'esempio, un esame di fine corso di livello, tra virgolette, l'ASLIAM 3, più o meno, ma molto più o meno, pre-A1 quadro, Companion Volume, volume complementare. Ebbene, all'interno di questo livello, noi possiamo già ritrovare acquisite, apprese determinate competenze, e allora diamo il livello per quelle competenze, ma perché non darlo anche per altre competenze non acquisite a livello 3, ma magari a livello 2? E allora si va a delineare un profilo disomogeneo. Questo è un po' chiave, no? Ho presentato LAT, l'acronimo sta per LAMI, l'ASLIAM Assessment Tools, quindi strumenti valutativi costruiti dal gruppo LAMI sulla base di l'ASLIAM, in particolare di questi tre approcci, e ho già detto che questi LAT sono quattro strumenti. Il primo è l'intervista conoscitiva in fase d'accoglienza e orientamento. E quindi, essendo intervista conoscitiva, in primis analisi dei bisogni e poi piazzamento orale dove possibile, ovviamente entrerò nel merito adesso di queste mie iniziali affermazioni. Il secondo strumento è un piazzamento per le parti mancanti del primo, quindi lettura e scrittura. Il terzo strumento sono le specifiche o specificazioni, che dir si voglia, di un esame di fine corso. Pensato per il livello 2 l'ASLIAM, con tutte le componenti attese per le sei macro attività di ricezione, produzione, interazione, scritto orale, quindi 3 per 2, 6. Poi l'ultimo strumento è un altro esempio diverso dal precedente di esame di fine corso. Perché diverso? Beh, perché intanto in questo ultimo esempio non diamo solo le specifiche, ma aggiungiamo i compiti, quindi un esempio, diciamo, pronto all'uso, ma relativo, focalizzato sulla lettura, 14 item di lettura distribuiti in 5 compiti. Poi anche su questo entrerò nel merito. Quale ci auguriamo possa essere il valore aggiunto di LAT, venendo alle ultime diapositive della versione inglese? Tanto è una pubblicazione multilingue. Per me, come ricordava Fernanda, io ho l'onore di presiedere il gruppo LAMI da tanti anni ormai, dal 2008, da 15 anni, e è stata un po' una sfida. Sono in alto da 18 anni. È stata una bella sfida LAT, molto stimolante, perché io parlavo proprio con il presidente, il segretario generale Alte Saville di Cambridge, e parlavo giusto ieri. Glielo ricordavo nuovamente, ci siamo sentiti telefonicamente perché, finendo di scrivere la prefazione all'atto, cui anche lui tiene molto, e io gli dicevo: guarda, Nick, l'atto per me è stata una bella sfida, perché per la prima volta, devo dire, Alte ha prodotto una pubblicazione in 12 lingue. Sono tante. Alte ha già
evidentemente delle risorse in lingue diverse dall'inglese, ci mancherebbe altro, però non ha nessun documento prodotto in 12 lingue, documento così anche denso, perché sommando le pagine 4 più le parti testuali arriviamo circa a 100 pagine. 12 lingue, ripeto, e poi ancora di più una novità nel mare di pubblicazioni Alte. Se voi andate nel sito Alte oggi, adesso, e andate nella sezione risorse, voi trovate tante, tante risorse che in 30 anni di vita Alte ha costruito. Ma queste risorse di che tipo sono? Sono linee guida, specificazioni, manuali. Forse la risorsa più data Alte è il Manual for Test Development, quindi con tutte le fasi, processo ciclico di elaborazione di un esame, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il glossario, poi abbiamo position paper, come quello dell'AMI rivolto ai politici nel 2016. Abbiamo reportistica di varia natura, ma la critica che è stata mossa Alte è simile a quella, se vogliamo, in parte mossa al quadro comune europeo, e cioè la mancanza di esempi concreti. Su Alte, in 20 anni, in 30 anni, troppe volte sei rimasta sull'astratto. Ti hai dato dei riferimenti fondamentali, ma cosa vuol dire nel concreto? Come il riferimento, l'indicazione, la linea guida che tu Alte ci stai dando si può tradurre in compito, si può tradurre in item, si può tradurre in scelta multipla, in abbinamento, in completamento, in vero o falso, bla 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 bla. Questo un po' è mancato ad Alte, e da questo punto di vista, timidamente e modestamente, l'AT forse ha colmato un piccolo gap. E su questo mi sono confrontato con Nyxavil. Sul piano personale, oltremodo una sfida, ed è stato molto stimolante lavorare con i colleghi del Goethe, con i colleghi del Cervantes, con i colleghi di Cambridge, di enti di certificazione anche molto noti, e confrontarmi sulle modalità che i colleghi di altri enti usano, hanno usato, useranno per costruire una scelta multipla, ad esempio. Perché tutti ci riferiamo ovviamente alle linee guida Alte per l'item writer, ma poi evidentemente sono linee guida generiche che ognuno di noi ha interpretato, che ognuno di noi ha adattato anche ai contesti, alle tradizioni didattiche dei rispettivi paesi. E quindi questo è stato oltremodo stimolante per me sul piano professionale. Questa è un po' l'introduzione a LAT. I quattro strumenti intendono proporre compiti adeguati e appropriati. Ricordo sempre, adeguato per me, per Alte, anche in altre pubblicazioni Alte, si riferisce alla calibrazione del compito in relazione al livello considerato. Nella fattispecie, ai quattro livelli LASLAM considerati. In pubblicazioni degli anni passati, i livelli erano quelli del quadro, ovviamente. Per cui un compito adeguato è un compito giusto, laddove per giusto intendiamo né troppo facile né troppo difficile rispetto al livello di competenza atteso. Per cui adeguato è un termine, anche nel sostantivo, l'adeguatezza di un compito, l'adeguatezza di un item, l'adeguatezza di un test, l'adeguatezza in senso lato di un corso è un termine riferito al rapporto fra i contenuti erogati o somministrati, corso test, e il livello benchmark considerato. Appropriato invece guarda alla relazione, di nuovo, fra contenuti erogati, test somministrati, ma non livelli. La persona è l'altro termine di paragone. Perché appropriatezza si riferisce alla capacità del compito di rivolgersi ai bisogni degli apprendenti, di rispondere a questi bisogni. Questa è la differenza. Gli utenti
L'ho anticipato prima, ricordando durante il breve momento di interazione con i partecipanti della prima ora che i LAT, sulla falsa riga della bella tradizione del Consiglio d'Europa, iniziata con i 57 strumenti del toolkit, anche i LAT saranno disponibili in Word. E il messaggio è molto evidente e chiaro, no? Lo fornisco in Word, te lo offro in Word. Da scaricare gratuitamente per consentirti di cambiare un'immagine, per consentirti di modificare un passaggio, per consentire all'insegnante, al volontario di adattare al contesto e quindi di rendere l'AT sempre più appropriato, più che adeguato. Per l'adeguatezza abbiamo, se vogliamo, la presunzione di dire, beh, che un po' il nostro lavoro costruire item, quindi gli item che stiamo offrendo dovrebbero, ci auguriamo, essere adeguati ai livelli LASLIA. Ma per l'appropriatezza, mai e poi mai potremmo mettere sempre e comunque la mano sul fuoco. Tutti e quattro gli strumenti, anche per facilità di lettura, oltre che per un discorso di coerenza interna, hanno una struttura simile, pressoché identica. Definiscono innanzitutto gli obiettivi e specificano le scale LASIA prese in considerazione, illustrano il formato dei compiti, fornendo linee guida per il loro corretto utilizzo, linee guida piuttosto dettagliate. Noi da questo punto di vista non vogliamo normare o non vogliamo avere un approccio prescrittivo, ma vogliamo garantire procedure piuttosto standardizzate nell'utilizzo. Presentiamo quindi, terzo punto dei quattro elencati qui, i compiti, evidenziando di nuovo il riferimento, non in questo caso alle scale, ma ai descrittori specifici considerati dal singolo compito. E poi, in ultimo, proponiamo un esito raccomandato, più che suggerito, una bella forte raccomandazione, anche sul piano della rappresentazione grafica, perché no? Guarda un po' del profilo disomogeneo. Iniziamo con il primo strumento, analisi dei bisogni e profilo in lingua seconda. Parliamo di posizionamento delle competenze orali in subordine, innanzitutto di analisi dei bisogni. Gli obiettivi specifici di questo strumento sono fornire un'analisi dei bisogni più ampia, che contenga domande eventualmente, quasi sempre direi, in una lingua conosciuta dall'apprendente diversa dall'italiano lingua target, evidenziando l'importanza della valorizzazione di quel repertorio plurilingue del quale è portatore la persona. Presentare quindi un focus diagnostico un po' più attento alla lingua seconda per quanto concerne l'oralità come dimensione, e offrire esempi di compiti adeguati alle competenze attese, anche sul piano dei contenuti, secondo un'ovvia, essendo piazzamento, progressione di difficoltà, dal primo livello al quarto livello, LASLIA. Abbiamo voluto includere esempi di produzioni linguistiche degli apprendenti, possibili, sì, proposti di esempi. Questi esempi devono essere considerati come un possibile output atteso sulla base dei descrittori LASIA e sulla base dell'input offerto dall'insegnante intervistatore durante l'intervista. Ecco, è un altro esempio di concretezza, no? È un po' quello che si diceva a volte, quello che io ho affermato prima, più che si diceva, che a volte una critica mossa al quadro comune è la mancanza di esempi concreti, la mancanza di esponenti linguistici a fronte di scale chiare. I descrittori sono chiari, ma che vuol dire? Come si traduce? Che significa in lingua italiana? Perché l'ASLIAM, prima ancora di LAT, l'ASLIAM offre esempi di dominio per tutti i descrittori di tutte le scale specifiche di ricezione, produzione, interazione, orale e scritto. Questo è molto importante perché andiamo a completare, andiamo a contestualizzare il descrittore, che altrimenti correrebbe il rischio di essere troppo aspecifico, troppo generico, offerto dalle scale. La
l'apprendente interagisce producendo un turno di parola simile a quello proposto con riferimento ai livelli. L'intervista è strutturata in 9 sezioni, da 0 a 8, poi vedremo perché non le abbiamo numerate da 1 a 9, come sarebbe stato forse più logico, ma c'è una ratio, considerando quanto l'intervistatore chiede, come lo chiede, gli argomenti trattati e come vengono trattati, e perciò quali livelli LATIAM dovrebbero essere coinvolti nelle risposte date. L'insegnante deve essere consapevole in merito all'assenza voluta di 2 attività comunicative. Noi l'orale, in fase d'accoglienza, vogliamo indagarlo solo in termini di interazione, non di ricezione, non di produzione. Perché? Tenendo conto della fase di accoglienza, di quanto sia delicata questa fase, la nostra scelta è stata quella di favorire un approccio, diciamo, meno scolastico, tipicamente ascolto file audio, ascolto con questa roba qui, con le cuffie, sarebbe stato molto scolastico, troppo forse, soprattutto troppo se all'inizio del percorso, se appena accolto il neo iscritto e la produzione, monologo espositivo come primo compito, di nuovo troppo scolastico e poco legato al vivere quotidiano. Nella fase di accoglienza ci siamo focalizzati, quindi quanto sto dicendo vale per il primo strumento, ma vale anche, anticipando i tempi, per il secondo strumento. Ci è apparso opportuno focalizzarci soprattutto sulle scale globali di LASLIAM. Perché? Perché più generiche, globali. La scala globale è una sorta di ombrello al di sotto del quale stanno le scale specifiche. La scala globale è trasversale, dovrebbe abbracciare tutte le scale specifiche. Quindi la scala globale probabilmente è più adattabile ad un'utenza che non è nota. Perché non è nota? Perché ha appena bussato alla porta della scuola, è appena entrata nell'ambiente d'apprendimento. Un'eccezione rappresentata solo dalla scala specifica intervistare ed essere intervistati, che abbiamo contemplato nel primo tool dell'intervista, perché evidentemente è quella scala specifica che rispecchia esattamente il compito proposto, vale a dire l'intervista. Qui io ho titolato questa diapositiva alla ricerca del generico e trasversale. Perché? Perché vorrei condividere questa riflessione. La valutazione in entrata è pensata per un'utenza indistinta in quanto non ancora nota. L'ho già detto e lo ribadisco. Questo conduce ad un ulteriore passaggio. Vale a dire, forse che sia possibile standardizzare di più in entrata rispetto all'uscita? Punto di domanda. La mia risposta è sì, la trovate nella seconda parte di questa slide. Io dico, la standardizzazione è inversamente proporzionale alla durata del percorso. Cioè, più conosco la persona, meno posso standardizzare tutto, perché più dovrò badare, e voglio badarci, all'appropriatezza di quanto sto offrendo. Io potrò essere tanto più appropriato quanto più avrò conosciuto il mio apprendente, perché solo l'emergere dei bisogni dell'altro potrà consentire a me insegnante di selezionare argomenti, strutturare compiti, decidere testi in maniera opportuna, in maniera funzionale alla risposta puntuale ai bisogni dell'altro. L'altro lo conosco la prima volta il giorno dell'intervista, mi resterà piuttosto difficile cogliere la piena appropriatezza. Di contro, potrò tendere a standardizzare di più. Tradotto, il test d'ingresso potrebbe essere lo stesso o con poche modifiche. Milano, Torino, Palermo, Lecce, Roma, quindi in contesti diversi, l'esame di fine corso mai e poi mai. Il test d'ingresso dovrebbe
più che potrebbe essere lo stesso all'interno di una stessa scuola, l'esame di fine corso all'interno della stessa scuola, a parità di livello target, non dovrebbe essere lo stesso, perché ogni corso ha storia a sé. Ogni corso dovrebbe essere costruito su misura rispetto ai bisogni del gruppo classe specifico. Poi viene da sé, perché altrimenti resterebbe appeso a un filo la mia considerazione, gli esami di fine corso dovrebbero essere diversi a parità di livello all'interno anche della medesima scuola, ma dovrebbero somigliarsi parecchio. Dovrebbe avere un'impronta comune, laddove per impronta intendo proprio specificazione. Questo è un esempio tratto dalla sezione 0 e si capisce perché si chiama 0, perché è una sezione introduttiva che serve all'intervistato o all'intervistatore per trovare un ponte, una lingua di comunicazione. Introduttiva perché è il classico ovvio, giusto, benvenuto. Io sono, terza colonna, trovate i turni dell'insegnante, li trovate in corsivo. Quarta colonna, trovate il livello, l'ASIA di riferimento con possibili esponenti linguistici, vale a dire turni di parola dell'intervistato, dell'apprendente neo iscritto. Prima colonna è la sezione, quindi da 0 a 8, la seconda i contenuti della sezione, in pochissime parole. E allora il come, le domande a cura dell'insegnante muovono da ciao, può essere buongiorno, benvenuto, eccetera. Io sono Lorenzo e poi parli italiano. Se la risposta è sì, proviamo ad andare avanti in lingua target. Se c'è silenzio, non dobbiamo fermare qui l'intervista. Ma evidentemente andremo avanti con una lingua di comunicazione diversa dalla lingua italiana. E qui abbiamo esattamente i due esiti riportati nella diapositiva. Ripeto, se abbiamo un silenzio, una non risposta a parli italiano, tenendo conto degli obiettivi relativi al posizionamento in italiano, ciò significa che noi l'unica conclusione che possiamo trarre è che noi si è davanti a un principiante assoluto, almeno in interazione orale. Quindi, secondo le scale LASLIAM, la persona non ha raggiunto il livello 1. Torno a breve su questo punto perché è chiave, eh? Secondo esito, più semplice, se l'apprendente comprende, si procede con le altre sezioni dalla 1 fino alla 8, fin dove è possibile in italiano. In caso di difficoltà crescenti, comunque le sezioni vanno tutte fatte, vanno tutte presentate perché è importante conoscere la persona. Se non lo si può fare in italiano, lo si farà in un'altra lingua di comunicazione, eventualmente grazie al supporto di un mediatore. Torno al primo esito. C'è un ma che va considerato. Perché va considerato? Perché qualora un ulteriore posizionamento, competenze di scrittura, quindi il secondo strumento per il piazzamento lettura-scrittura, rivelasse la piena alfabetizzazione del migrante, il livello di ingresso del parlato, che io ho qui segnato a matita, non a penna, gioco forza diverrà oggetto di revisione, conducendo ad un piazzamento effettuato sulla base dei livelli del quadro, più adeguati a descrivere le competenze di un attore sociale polarizzato. Cosa voglio dire? Ritorniamo a quanto si diceva prima. Parli italiano, c'è silenzio. Io non posso affermare al 100% è analfabeta e anche principiante assoluto in italiano parlato. Io posso affermare è principiante assoluto in italiano parlato. Sarà parte del test, altri strumenti, essenzialmente il secondo, il LAT, a dirmi è o non è analfabeta e è analfabeta totale, analfabeta parziale, debole scolarità, scolarità assente, eccetera, eccetera. Solo allora potrò decidere
è a tutto tondo l'ASLIAM 1 in entrata, quindi principianti assoluto in lingua italiana e anche analfabeta totale, oppure, esempio, sa leggere e scrivere con fluenza in una qualsivoglia lingua diversa dall'italiano, a partire dalla L1, ad esempio, ma è principiante assoluto in italiano. Allora, se non sa parlare e né leggere né scrivere in italiano, ma è scolarizzato, non potrà mai andare all'ASEAN 1. Quale livello dovrebbe entrare? Nella scala quadro volume complementare dovrebbe entrare o al PREA 1, quadro comune volume complementare, PREA 1 o in A1, a seconda di variabili di diversa natura, una su tutte la distanza tipologica fra lingue, la distanza alfabetica, come script. Ma non sempre, eh? Per cui questo è molto importante ricordarlo. Così come è molto importante anche rammentare un'altra considerazione. Qua sto scorrendo le altre sezioni, nome, paese di origine, prima lingua, e abbiamo un po' di esempi. Prendiamo solo l'esempio: e tu come ti chiami? O, come volete, qual è il tuo nome? Come diversa formulazione della stessa domanda, no? E se io rispondessi a questa domanda, quindi mi metto nei panni dell'intervistato: come ti chiami? Lorenzo. Come ti chiami? Mi chiamo Lorenzo. Allora, rispondo Lorenzo, io do dimostrazione non di essere livello 1, ma di essere almeno di livello 1, perché anche un livello C2 quadro potrebbe rispondere Lorenzo e sarebbe una risposta corretta, sarebbe una risposta appropriata alla situazione comunicativa in essere. Chi risponde mi chiamo Lorenzo è almeno di livello 2. Questo è molto importante. Perché ad una domanda chiusa si risponde o con sì o con no. E quindi la risposta sì o no sarà la stessa di un LASLIAM 1 in uscita, così come di un C2. Spero di essere stato chiaro perché questo è molto importante per la corretta interpretazione degli esponenti linguistici che trovate in ultima colonna dell'intervista. Quindi il turno intervistato. È quanto qui ho detto dilungandomi nello scritto della diapositiva. Quindi non mi ripeterei perché già l'ho anticipato a voce commentando la slide precedente. Lo strumento 2. Profilo alfabetico e profilo in lingua seconda, posizionamento, letto, scrittura. In questo caso il secondo strumento è il più lungo come numero di pagine e prevede due parti. Una prima parte dove vogliamo raccogliere informazioni sul profilo alfabetico in lingue altre rispetto alla lingua d'arrivo, alla lingua seconda. La seconda parte è il test d'ingresso unicamente in L2, prima lettura e poi produzione e interazione scritta per i quattro livelli. Questa prima parte prevede due compiti, di lettura ad alta voce e di scrittura in una lingua che l'apprendente conosce. Le istruzioni ovviamente vanno date oralmente in una lingua anch'essa ovviamente conosciuta e quindi anche nella somministrazione della prima parte del secondo strumento, al pari di quanto già previsto per l'intervista, primo strumento, potrebbe essere richiesta la presenza di un tutore. E bisognerebbe preparare in anticipo un kit con alcuni materiali necessari a questa prima parte, ad esempio una parola e una frase breve e semplice in N lingue, laddove per N lingue intendo soprattutto le lingue migranti. In LAT troverete in appendice un esempio in 34 lingue. Le lingue dei paesi europei nei quali LAT sarà usata, ma anche molte, molte lingue migranti. Ovviamente è un esempio che non è copertura totale, non è esaustivo, ma molte lingue sono coperte.
Banalmente è un test d'ingresso, concentriamoci sulla seconda parte. Se l'esito della prima è non è in grado di leggere e o scrivere in qualsivoglia lingua, non ha senso andare avanti. E quindi la seconda parte dello strumento LAT2 non dovrebbe essere somministrata. La persona dovrebbe essere iscritta ad un corso strutturato sull'ASLIAM 1 in entrata. Se invece l'apprendente dimostra abilità di letto-scrittura in altre lingue diverse dall'italiano, andiamo avanti con la seconda parte del secondo strumento che prevede quattro componenti. Ogni componente ammette tre compiti, il primo di lettura, il secondo di produzione e il terzo di interazione scritta. Per cui in totale abbiamo 12 compiti, 3 per il primo livello, 3 per il secondo, 3 per il terzo, 3 per il quarto, l'ASLIAM. Ovviamente c'è una progressione prevista che riguarda tanti aspetti, non solo le caratteristiche degli input offerti, la lunghezza, il vocabolario, ma anche le tecniche di verifica previste e anche il layout, la dimensione del carattere, l'interlinea. Ogni componente si riceve a questi compiti. La durata totale di somministrazione è circa un'ora, o meglio, al massimo un'ora, perché è un test d'ingresso e come tale deve valere sempre la solita regola che ben conosciamo ed è vai avanti fin dove riesci. Vai avanti fin dove riesci. Laddove il test dovesse rivelarsi troppo difficile, fermati. È quella l'informazione della quale abbiamo bisogno per consentire a noi, corpo docente, di inserirti nella classe più adeguata al tuo livello pregresso di competenza. Nel caso di LASIA, livello alfabetico e linguistico. Il secondo strumento a noi serve molto, scusate qua non ho fatto in tempo a tradurla, serve molto per dar corpo, sostanza, valore ad un'affermazione forte che più volte facciamo in LASIAM nella pubblicazione. Vale dire la capacità della guida di riferimento di tenere in piedi, tenere in considerazione, arrivare ad un equilibrato bilanciamento fra due aspetti chiave. L'alfabetizzazione come pratica sociale, quindi questo è un orientarsi verso l'apprendente, ma anche l'alfabetizzazione nei suoi aspetti tecnico-strumentali e quindi l'orientamento qui sul codice lingua. Tant'è che in LASLIAM, in tutti i descrittori non tratti dal volume complementare, quindi più o meno nel 70% prodotti ex novo che trovate nelle scale globali, volutamente globali, il famoso ombrello, che valgono anche per le specifiche, è una sorta di formula. Una formula che tiene conto di questo bilanciamento. La vediamo adesso con degli esempi. Questo è in assoluto il primo compito che trovate dentro la seconda componente del secondo LAT. Quindi è il primo compito di lettura che mira ad indagare se il lettore è o non è l'ASLIAM livello 1. E allora il descrittore di riferimento è in grado di distinguere informazioni numeriche da informazioni alfabetiche grazie attraverso il riconoscimento, riconoscendo alcuni numeri e alcune lettere. La parte che vedete in blu del descrittore, che volutamente ho messo in blu, è quella che si riferisce all'alfabetizzazione funzionale, essere in grado di per portare a termine un compito. La seconda parte in rosso è quella che afferisce invece all'alfabetizzazione tecnica, vale a dire è in grado di fare X riconoscendo Y, grazie a Y. Questo mette insieme le due tessere del puzzle, vale a dire quella alfabetizzazione tecnico-strumentale non declinata dalle scale LASLIAM deputate a ciò, con le scale di attività linguistico-comunicative che rappresentano l'ultimo, il vero obiettivo di apprendimento e di insegnamento LASLIAM, cui ci si arriva grazie
al raggiungimento degli obiettivi di alfabetizzazione tecnica. Qua ho messo un po' di esempi, ma li ritroverete, ripetono sempre lo stesso intento, no? Quindi quello di dare dimostrazione pratica dell'aver coniugato i due aspetti. Ho messo tre esempi di tre compiti di lettura per le prime tre componenti e poi un esempio di scrittura. Torno solo un attimo indietro. Perché voglio lanciare una provocazione che non è un darsi la zappa sui piedi, questa poi va spiegata a colleghi non italofoni come espressione, vale a dire nel secondo strumento, scusate, in questa seconda prova di lettura legata alla seconda componente del pool 2, noi guardiamo al livello 2 l'ASLIAM e il descrittore è in grado di identificare l'argomento di un testo personalmente rilevante, breve e semplice, grazie al riconoscimento di parole esercitate, praticate, esercitate, utilizzando l'ausilio di immagini come elementi facili. Ma tutto bene. Ma dove casca l'asino in un test d'ingresso? Personalmente rilevante. Parole già esercitate, laddove esercitate, glossario l'ASLIAM, vuol dire già allenate in classe, già presentate dall'insegnante in classe, già usate in ambiente d'apprendimento. Allora, come posso affermare ciò se questo è il test d'ingresso? Ecco perché il test d'ingresso ha dei limiti e questo è il vero limite. Nel test d'ingresso io posso auspicare che la scelta degli argomenti e dei testi sia quella di testi personalmente rilevanti, ma è un auspicio. Non lo posso dar per certo perché non conosco la persona, è l'accoglienza. E lo stesso dicasi per parole praticate. Non le ho praticate, in classe non c'è mai stato con me l'apprendente. Quindi ci tengo a dirlo, è il limite di qualsivoglia test d'ingresso. E quindi anche il limite dello strumento LAT. Questa è l'ultima. Il risultato finale, fortemente raccomandato, dovrebbe essere questo: rappresentazione di profilo spesso differenziato, spesso disomogeneo, un po' come ai diagrammi che trovate nel volume complementare, figura 9 ed altre, e l'ASLIAM, figura 8 e altre. Beh, qui credo si abbia poco tempo sì, voglio presentarvi gli altri strumenti, tanto vi mando le diapositive. Sono le 8:05. Esatto, non preferisco insistere sugli altri due strumenti. Il terzo, ma andrò decisamente più veloce perché questo strumento è quello che prevede il minor numero di pagine, è più corto nella pubblicazione LAT perché diamo le specifiche di un esame, quindi esame di fine corso, che vuol dire le specifiche, leghiamo lo strumento solo a un livello, quindi una valutazione non trasversale, non in progressione, ma orizzontale, solo in questo caso livello 2, e immaginiamo la somministrazione di questo strumento, o meglio, costruire un esame sulla base di queste specifiche per valutare il profitto a conclusione di un segmento formativo nell'ambito del processo di apprendimento permanente in età adulta. In formato 6 compiti, uno per ogni scala globale. Durata totale, attenzione, livello 2 di LASLIAM, non può che essere massimo 20 minuti, non massimo, 20 minuti. Più o meno, poi se sono 21, 19, poco sposta, eh. In merito a ciascun compito offriamo delle specifiche per standardizzare che cosa? L'impianto, lo scheletro, il modello, non i contenuti. Quelli non potranno a fine corso standardizzarsi oltremodo. Dovranno essere omogenei, assomigliarsi con altri a parità di livello, ma non identici perché il corso deve essere tailored, deve essere su misura. E allora, specifica che cosa vuol dire? Che diamo delle indicazioni rispetto a
scala considerata, il tipo di compito, cioè la tecnica di verifica contemplata, numero e lunghezza dei testi per ascolto e lettura, numero di item, idem, ascolto e lettura, domini per tutte le prove, anche quelle di produzione e interazione, idem per gli scenari e le funzioni comunicative di riferimento, il genere testuale previsto, la durata del singolo compito, vi ho dato il totale 20 minuti, ma 20 minuti va diviso per 6 compiti, e le modalità di attribuzione del punteggio nell'impostazione, sempre valutazione positiva, non. Quanto vi dicevo prima, è fondamentale farcire, riempire di contenuti il modello proposto dal terzo strumento LAT, utilizzando, riprendendo quanto già trattato durante il corso, evitando di proporre contenuti nuovi. Questo lo scriviamo a chiarissime lettere, così come è fondamentale anche riprendere nell'esame di fine corso quelle tecniche di verifica già esercitate, di nuovo praticate, presentate, allenate, chiarite durante il corso. Il format dell'esame di fine corso non può essere qualcosa di nuovo per lo studente. L'esame di fine corso è l'ultima parte del corso, quindi deve essere coerente rispetto al corso che si sta concludendo. Non è una certificazione linguistica indipendente dal corso. Ultimo strumento, il numero 4, in questo caso valutazione del profitto legata ad un livello 3 anziché 2, ad una sola abilità, la lettura, considerando tutte le categorie della lettura stessa e i 4 domini previsti. Facciamo un esempio, lettura, dominio, livello. Questa è la scala specifica legata, per esempio, livello 3, categoria, leggere per orientarsi. Ad esempio, consideriamo il dominio pubblico. Che cosa vuol dire? Che da questo screenshot tratto dall'ASLIAM io prendo due descrittori. Il descrittore a specifico, l'ASIAM livello 3, leggere per orientarsi, calato nel contesto del dominio pubblico. E allora è in grado di comprendere semplici scritte di uso corrente? Diventa, ad esempio, dominio pubblico, segnali stradali o di avvertimento. Noi, come l'AMI, come abbiamo tradotto tutto ciò? Attraverso, in queste specificazioni, un abbinamento, testi 4, lunghezza totale dei 4 testi, 20-25 parole, min, max, 4 item con distrattore più esempio dato, o in conclusione, testi informativi, 3 minuti, un punto per ogni item, corretto? Questo è il compito. E questa roba qui la trovate in 12 lingue. Ecco, sono arrivato alle conclusioni. Intanto interrompo la modalità presentazione per lasciare spazio a domande, commenti, critiche, richieste di chiarimento, tutto ciò che volete. Fernanda, aiutami tu. Sulla chat non ci sono né commenti, critiche di sicuro no, ma neanche commenti e neanche domande. Quindi se qualcuno ha qualche domanda che vuole fare a voce, la potete fare adesso. Intanto puoi dare l'informazione che hai dato anche per chi è arrivato. Ah, sì. Per la storia, sì, della sessione italiana. Sì, i 4 LAT saranno disponibili fine aprile nei siti ALTE e Consiglio d'Europa, in una modalità un po' diversa. Nel sito Consiglio d'Europa, che è la modalità da me preferita peraltro, troverete 12 cartelle, una delle quali sarà scritto LAT versione italiana, e dentro, quindi 12 cartelle per una per ciascuna lingua, e dentro troverete 4 file Word, con uno per ciascuno strumento, per cui potete scaricare separatamente i 4 strumenti e, essendo in Word, adattarli ulteriormente al vostro contesto.
nella versione che troverete nel sito ALTE, invece ci sarà un PDF completo con tutti e quattro gli strumenti nella sequenza del mondo. Bene, grazie. Mi è venuta in mente qualche domanda? Capisco che l'ora è un po' tarda. Intanto io ringrazio Lorenzo perché veramente è stato gentilissimo a sperimentare con l'ESL questa nuova formula che speriamo di poter fare anche per altre lingue. Guarda, Amy Grant ci scrive: grazie, molte grazie, con l'aiuto della familiarità con lo spagnolo e usando Google Translate Camera per tradurre le diapositive, sono stata in grado di seguire gran parte della presentazione e apprezzo l'informazione. Thank you, Grant. Amy, this is a beautiful example of trans languages and using strategies in interlanguage communication. I have to leave, but un ringraziamento da Linda che deve lasciarci. Thank you, Linda, for coming. Bene, io se gli italiani, nessuno vuole parlare e fare domande, io passerei all'ultima parte molto breve di alcune informazioni. Sulle cose che l'ASLIAM ha in cantiere, se riesco a far, ecco qua. Allora, la prima è che c'è un nuovo blog che può interessare chi di voi è o si occupa di ricerca, perché è un database che è stato prodotto da queste colleghe che raccoglie informazioni bibliografiche sulla ricerca nel campo l'ESLA. Il secondo è che c'è in corso un gruppo di discussione sulle home languages, language use in l'ESLA context, e il 13 aprile ci sarà il terzo e ultimo incontro. Chi ha partecipato al convegno dell'anno scorso e intende presentare una proposta di contributo, a questi ricordiamo che la scadenza è venerdì 31 marzo, e soprattutto la cosa più importante è che il prossimo simposio del congresso di l'ESLA sarà a Barcellona e si chiama Bridging the Gap Between Research and Practice. Sarà in due sessioni, in presenza il 7 e l'8 settembre e online il 9 settembre. Quindi io invito tutti a pensare di venire e anche naturalmente, se lo desiderate, a presentare delle proposte di presentazione. La deadline mi sembra non è ancora uscita, uscirà mercoledì al massimo, mi sembra che sia attorno al 15 di maggio. E niente, tra breve stiamo progettando un nuovo coffee break, non so se questa volta solo inglese o in più lingue, ma certamente ci sarà un altro coffee break, e quindi adesso che avete trovato la strada cercate di tornare. Posso dire una cosa al volo, Fernanda? Sì, certo. A proposito di convegni, siete tutti invitati al prossimo convegno ALTE, che si terrà solo in presenza, purtroppo non in modalità ibrida, a Roma il venerdì 10 novembre. Dalla settimana prossima sarà ospitato dall'associazione CLIC, quindi dai quattro enti di certificazione per la lingua italiana. Dalla settimana prossima nel sito CLIC troverete il programma provvisorio e le informazioni. Benissimo, grazie. Bene, buona serata a tutti e buona giornata a chi è dall'altra parte dell'oceano. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie infinite Lorenzo, arrivederci. No,